Buonasera a tutti, mi si sente? Sì. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. La giornatina che volge al termine di questo periodo di gran caldo, ci dicono le previsioni meteo, ma che ancora ci fa compagnia in questo momento in cui insomma, estremo piacere avere con noi Gianfranco Franz, che ci viene a parlare di questo ultimo testo che insomma. Poi dopo ne entreremo nel merito in maniera più approfondita, ma che è assolutamente un punto di riferimento che ha saputo mettere insieme tutta una serie di principi, di valori, ma anche di dare così una serie di stimoli per poter in qualche modo metterci davanti ad una situazione di in continuo cambiamento in cui noi giochiamo ovviamente la nostra parte. Io sono Luisa Cattozzo, assessora all'innovazione del Comune di Rovigo, porto i saluti dell'amministrazione nella persona del sindaco Edoardo Gaffeo, che poi se riuscirà passa per un saluto più tardi, e ci troviamo all'Urban Digital Center, che è questa struttura che il Comune ha voluto recuperare con un progetto volto all'acculturamento digitale per il territorio. Questo era il più recente Vuoto Urbano, una scuola che ha trovato una nuova allocazione in un quartiere periferico e che noi abbiamo deciso di recuperare immediatamente, anche perché questa sala che ci ospita era, diciamo così, la sala più innovativa in città, e abbiamo voluto ovviamente rimetterla a disposizione della città, perché è quella anche più tecnologicamente dotata e che ci permette quindi di fare anche delle conferenze tipo quella di questa sera, che ci permette di essere presenti qui ma anche da remoto attraverso appunto la piattaforma di regia. Io non rubo altro tempo, abbiamo qui con noi, ovviamente l'ho già presentato, Gianfranco Franz. Lascio però la parola a Francesco Musco dell'Università IoAv di Venezia, che in qualche modo ci colloca anche questa serata rispetto ad un percorso che proprio qui dentro con IoAv siamo riusciti a affrontare in 2 anni di progetto, e che ha visto protagonisti moltissimi cittadini nel acquisire una percezione realistica del proprio comportamento e della capacità nelle abitudini quotidiane di poter contribuire al raggiungimento di obiettivi globali, e sono quelli legati appunto agli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Adesso magari Francesco, se vuoi, giusto per introdurre poi temi che sono alcune parole, perché poi vorrei passare la parola a Giangi e poi magari discutiamo invece sulla riflessione. Però la presentazione di questo pomeriggio arriva proprio alla fine di questo percorso che è nato con l'obiettivo di accompagnare un territorio vasto che va da Rovigo, ma ha coinvolto anche alcuni comuni nell'Interland, da Villadosa ad Adria, ma in realtà poi è un percorso che è andato ben oltre anche come esiti, come riflessione, di accompagnamento alla costruzione dell'Agenda 2030. Agenda 2030, gli obiettivi di sostenibilità, che quindi si coniugano perfettamente con il libro di Giangi Franz, racconta proprio, ha cercato in questi 2 anni, di cui un anno buono passato in una dimensione virtuale, perché con più difficoltà a organizzare incontri e attività, che però, come dire, ha fatto matching, diciamo, tra tutto ciò che riguardava il tema di fondo dell'Urban Digital Center, tutti i temi dell'open data, della diffusione dei dati e dell'accessibilità delle informazioni, anche e soprattutto, se vogliamo, sui temi della sostenibilità, ma soprattutto tentando di tenere assieme la dimensione dell'accesso all'informazione con l'accesso anche alla, come dire, ad un'attenzione rispetto in generale a tutti i temi legati alla scarsità delle risorse e alla chiusura dei cicli ambientali. È stato un po' questo il lavoro che ha accompagnato questi 2 anni di lavoro, ma che il percorso che ha accompagnato questi 2 anni di lavoro, ma che di fatto poi ha lanciato un'iniziativa che, diciamo, speriamo sia permanente per molte delle azioni che, come dire, poi avrai modo anche di vedere il centro, se hai avuto il tempo di fare un rapido giro, ma con l'obiettivo quello di riuscire a fare in modo che esista un presidio permanente nel Comune di Rovigo, che lavori molto riscoprendo
l'identità, se vogliamo, degli urban center di vecchia memoria, di ormai di 20-30 anni fa in alcuni casi, associandoli a questa dimensione attenta, alla dimensione dell'accesso alle informazioni. Per accesso alle informazioni parliamo anche degli esempi che, se poi potete vedere anche nella, in una delle sale accanto, quello di raccontare dati e informazioni molto spesso non accessibili al pubblico vasto, invece anche con tecniche di rappresentazione, di racconto, che permettono di presentare situazioni complesse sulla sua condizione ambientale, sulla condizione della popolazione, piuttosto su altri temi e questioni che possono essere la base di lavoro per la costruzione di policy innovative sui temi della sostenibilità, ma non solo. E quindi, come dire, l'umanità ha un bivio di Jean G. Franz, arriva in un momento giusto in questa narrazione che abbiamo cercato di fare in questi mesi in Polesine. Arriva anche in un momento storico importante, non tanto, come dire, al di là delle condizioni in cui viviamo, di estremizzazione dei fenomeni e di estremizzazione anche delle condizioni socio-economiche e non vuol dire anche di conflitto, come è noto, ma contemporaneamente anche sono almeno tre gli anni, due gli anniversari. L'agenda 21 a Rio de Janeiro, di cui tu racconti, il rapporto del Club di Roma, che invece fa 50 anni, 30 e 50, e l'attuazione di questi, di quello che veniva raccontato in questi primi documenti 50, 30 anni fa, e poi con le scadenze successive che sono arrivate, ma in fasi decennali, tu raccogli in questo volume, cerchi di ricostruire un po' il percorso, la storia, metti in luce i grandi passaggi che sono serviti, se vogliamo, ai concetti di sostenibilità, che poi, come dire, ha trovato una sua evoluzione più recente, tutte le grandi riflessioni più, come dire, contemporanee sui temi della chiusura dei cicli, sulla circolarità, sul rapporto tra uomo e ambiente, di fatto raccontano, tu hai provato a raccontare una storia che non è cambiata, è evoluta, ha cambiato forse alcuni termini, ma i concetti erano sempre quelli gli stessi che erano un po' alla base. Quindi la dimensione del limite, la dimensione della chiusura dei cicli, la dimensione del rapporto con le risorse scarse, la dimensione chiaramente col cambiamento globale, che pare ovviamente chiaramente sempre più evidente da dati, come dire, ormai inconfutabili, e alcune ricette, se vogliamo, alcune prospettive, alcune riflessioni che però vorrei lasciare a te per poi tornarci sopra anche nella discussione dopo una tua magari presentazione di questo lavoro, che ripeto chiude in maniera, come dire, questo periodo estivo, diciamo, che poi da domani l'Urban Innovation chiude fino ai primi di settembre, proprio per raccogliere un po' anche l'eredità di questo percorso che è servito molto in questi mesi sicuramente. Tutto questo mi sono dimenticato di presentare il nostro autore come introduzione. Jean G. Franz è architetto, urbanista, insegna all'Università di Ferrara ormai da un po' di tempo, sia nei corsi prima legati ai corsi di laurea in architettura, quindi ai corsi di laurea di urbanistica, temi legati anche alla geografia urbana. Più recentemente si è occupato in particolar modo di reti importanti sulla sostenibilità ambientale, che è nato con un importante master internazionale che era Ecopolis, che è stato attivato per lungo tempo, quasi un decennio, 15, a fare l'Università di Ferrara. Più recentemente con la rete mondiale sul dottorato dedicato ai temi della sostenibilità ambientale in senso ampio, ma poi magari ci dici qualcosa di tua anche poi di quello che hai fatto. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Io ringrazio l'assessora Luisa Catozzo per questo invito e Francesco, che è un vecchio amico di molto tempo, prima ancora che collega, per questo invito. Io sono stato per la prima volta in questa sala qualche mese fa, quando ci fu la conferenza di Luca Mercalli, che è sicuramente un punto di riferimento anche rispetto a determinate affermazioni
che fa abbastanza radicali, drastiche, eccetera, rispetto alla crisi climatica che stiamo vivendo e che tutti noi in qualche modo viviamo oggi in prima persona. Come ha detto proprio pochi secondi fa Francesco, quando ho deciso, questo libro ha avuto una lunga gestazione, ho iniziato i primi mattoncini, ho cominciato a metterli insieme nel 2017 e poi, poi con i due anni di lockdown del Covid, eccetera, ha avuto ovviamente la spinta che non aveva mai trovato in precedenza per mettere insieme 20 anni di esperienza che poi magari brevemente accenno. L'obiettivo era quello di farlo uscire, pubblicarlo proprio entro il mese di giugno 2022, perché nel giugno del 92 appunto si svolgeva la conferenza di Rio de Janeiro, il primo summit della Terra, che in qualche modo è stato un, come si dice oggi in gergo tecnico, un turning point, cioè un momento di svolta, presentando al mondo un concetto che probabilmente gli esperti già avevano chiaro in mente, ma non appunto il mondo nella sua interezza, i mass media, la politica, eccetera, e qui è il concetto di sviluppo sostenibile. E quindi avevo questo obiettivo e poi, come ricordava Francesco, ricordare anche appunto i 50 anni dalla pubblicazione di un libro storico, The Limits to Growth, che poi in Italia, nella sua edizione italiana, fu tradotto come I limiti dello sviluppo. In realtà il termine inglese era I limiti della crescita, che sono due termini e due concetti molto diversi e che purtroppo in qualche modo la contemporaneità ha fatto combaciare, facendo in modo, lo spiego nel libro, che il termine sviluppo, che non ha, al suo interno non ha niente di negativo, anzi la natura è anche sviluppo, è stata sequestrata dal termine crescita, che invece è un termine che contiene notevoli implicazioni negative, soprattutto nel nostro rapporto di Homo sapiens con la natura. E questo libro nel 72, immagino che ne abbiate sentito parlare, e comunque fu promosso da un imprenditore italiano, Aurelio Peccei, che alla fine degli anni, Aurelio Peccei era un manager, è stato un manager della Fiat, della Olivetti, è stato uno dei fondatori dell'Alitalia, quando l'Alitalia era una delle compagnie di bandiera più importanti del mondo negli anni 60, e a un certo punto lui, da industriale, da manager della grande industria, nel momento della massima crescita dell'Occidente, si rende conto che c'è qualcosa che non funziona rispetto a questo rapporto lineare. Francesco poco fa evocava il termine della chiusura dei cicli e della circolarità. Dopo, semmai affrontiamo il tema della linearità della nostra concezione di sviluppo, crescita, di presenza nel mondo e tutte le implicazioni negative che questa concezione di linearità comporta. E Peccei appunto finanzia con le sue risorse personali un gruppo di ricercatori dell'MIT di Boston, coordinato da una donna. Io parlo delle tre donne importanti della sostenibilità. Adesso questa di cui parliamo adesso è Donella Meadows, e Donella Meadows coordinava un gruppo di scienziati che con i computer di allora, infinitamente meno potenti dei nostri telefonini di oggi, con i computer di allora, con tutta una serie di appunto calcoli e di in qualche modo equazioni, hanno sostanzialmente predetto con un'esattezza sorprendente come ci saremmo trovati nei primi 20 anni del nuovo millennio dal punto di vista climatico, delle risorse, demografico, eccetera, eccetera. E questo libro uscì nel 72, quindi 50 anni fa, fu un bestseller mondiale, fu tradotto in un anno in 30 lingue. E in Italia è stato interessante perché
appena uscito questo libro, se ne interessano Gianni Agnelli, proprietario della Fiat, lo dico per i più giovani, ma Gianni Agnelli era amico di Peccei, lo conosceva, era stato un suo manager, ma interessa anche Paolo VI, ma immediatamente, come anche in altri luoghi del mondo, inizia una reazione a questo libro e ai contenuti che proponeva al grande pubblico. Perché? Perché si metteva in discussione in modo radicale questa parabola di crescita di cui era protagonista il primo mondo e possiamo dire anche in qualche modo il secondo mondo, fino agli anni 60 e anche in parte gli anni 70, anche tutto il mondo che orbitava sotto l'influenza sovietica era un mondo in crescita, materiale, economica, di benessere, e quindi questa messa in discussione della crescita non viene accettata dagli industriali, da Gianni Agnelli, questo anche negli Stati Uniti, non viene accettata da Paolo VI, dalla Chiesa, perché mette in discussione il problema della crescita demografica, e la Chiesa questo non lo poteva accettare. Guardate, la Chiesa oggi a 50 anni di distanza su questo è molto più silenziosa di allora, perché ha capito benissimo che il problema della dimensione demografica dell'umanità è un problema rispetto alle risorse. Papa Francesco, che da questo punto di vista osa mettere in discussione dei dogmi fondamentali della Chiesa, sta appunto con molto tatto, ma con la prudenza tipica della Chiesa, sta rimuovendo dei blocchi che erano presenti fino a pochissimo tempo fa. E guardate, in Italia la cosa curiosa è che lo stesso Partito Comunista non accetta questo, i postulati in qualche modo la sintesi che emergeva da questa ricerca, da questo libro. Perché? Perché metteva in discussione ancora una volta la crescita e quindi tutto ciò che la crescita postulava, il benessere, la crescita materiale per milioni di miliardi, allora eravamo molto meno di quanto non siamo oggi nel mondo, ma quindi in qualche modo metteva in discussione l'industria, quello che in un partito come quello di allora, profondamente operaista, industrialista, non si poteva appunto discutere. Quindi sono degli anniversari importanti. Nel 72 questo libro viene presentato come rapporto di ricerca alla conferenza di Stoccolma, la prima conferenza ONU sull'ambiente. Era una conferenza ONU organizzata a Stoccolma sull'inquinamento, non tanto sull'ambiente. Perché? Perché c'erano state le piogge acide. Le piogge acide erano un fenomeno proprio che si era materializzato fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, in particolare in Polonia, in quella che oggi è la Bielorussia, in Scandinavia, eccetera. E erano piogge che facevano morire gli alberi delle grandi foreste continentali ancora intatte. E non si capiva il perché. Poi si è capito il perché. Erano le grandi ciminiere che venivano costruite appunto negli anni 60, erano altissime ciminiere. Oggi non ci sono più quelle ciminiere. Perché? Perché si capì che quelle ciminiere emettevano appunto i fumi talmente in alto che il fumo veniva subito preso dalle correnti d'aria e portato nelle parti più alte dell'atmosfera. Questo inquinamento, invece che ricadere sul suolo, come dire, circoscritto del territorio dove le emissioni avvenivano, veniva spostato di centinaia o migliaia di chilometri, e quindi dalla Germania, soprattutto, dalla Germania andava a finire in Polonia, in Bielorussia, in Scandinavia, eccetera. Questo si capì, e infatti tutte quelle ciminiere furono nel tempo abbattute, e si è tornati, oggi le ciminiere che ci sono tutte molto più basse, proprio per quel motivo lì. Allora, questa conferenza fu
importante, perché e noi tendiamo a scordarci di tutto questo. Infatti, come dice Francesco, il libro è in qualche modo la volontà di rimettere insieme come siamo arrivati a parlare di sostenibilità, quindi nel 92, quali sono state le tappe, quali sono state le menti, gli scienziati che hanno portato a tutto questo. Pensate che molti degli studi sull'ambiente e sull'inquinamento sono dovuti alla prima donna importante della sostenibilità, Rachel Carson. Rachel Carson era una biologa marina americana, statunitense, anzi scusate, non americana, statunitense, e lei era la responsabile dell'ufficio federale di controllo della pesca. Poi per motivi di salute si sposta dalla costa, dalla East Coast, dalla costa est degli Stati Uniti e va a vivere in una area interna agricola, se non vado errato l'Ohio, e quindi nella zona rurale degli Stati Uniti. E lì si accorge, da biologa, che succede qualcosa, cioè non ci sono, nelle campagne non ci sono più gli uccellini. E perché non ci sono più gli uccellini? Perché non ci sono più gli insetti. E perché non ci sono più gli insetti? Perché non ci sono più i fiori. E perché tutto questo? Perché da alcuni anni l'agricoltura degli Stati Uniti si andava trasformando in agroindustria e si stava applicando la cosiddetta, una delle prime grandi operazioni di greenwashing, la cosiddetta rivoluzione verde, cioè l'applicazione della meccanica massiccia e della chimica, l'applicazione massiccia della chimica all'agricoltura per aumentare le rese per ettaro di qualsiasi tipo di prodotto agricolo. Lo si faceva con i pesticidi, lo si faceva con i fitofarmaci, eccetera, e tutto questo faceva scomparire la biodiversità, quindi i fiori, quindi gli insetti, quindi gli uccellini. E lei scrive questo libro, Primavera Silenziosa, e questo libro diventa un bestseller negli Stati Uniti in pochissimo tempo, tanto che John Fitzgerald Kennedy, prima di morire, prima di essere ucciso, la chiama alla Casa Bianca, perché lei pur essendo una scienziata sapendo utilizzare i dati, in realtà li narra in un racconto che è anche emozionale, che ha anche questa capacità che non abbiamo più noi, abbiamo perso questa capacità di comunicare gli studi anche altamente specialistici in modo comprensibile. Anzi, oggi noi meno ci capiscono e meglio è, che è un paradosso, ma è così. Scriviamo in riviste che non legge nessuno, neanche noi stessi leggiamo, ma perché servono quelle per alimentare la macchina accademica, eccetera. E invece Rachel Carson scrive questa cosa come un racconto. Guardate, questa cosa non è indifferente, perché in pochi anni negli Stati Uniti il DDT, che era uno dei degli imputati di questa primavera silenziosa, viene messo al bando. In Europa ci arriviamo all'inizio degli anni 70, grazie a questo libro, grazie a questo libro e a tutto il movimento negli Stati Uniti. Il movimento ambientalista inizia proprio in quegli anni, inizia da questioni legate all'agricoltura, poi c'è il primo incidente nucleare di Three Mile Island, e quindi da lì si sviluppa questo movimento di sensibilizzazione verso l'ambiente e l'inquinamento. E ovviamente gli Stati Uniti erano più avanti di tutti, e quindi anche in questo sono stati i più avanti di tutti. Allora, finita la parte relativa alle celebrazioni, al cinquantenario, in qualche modo ai trentennali, che però sono importanti, bisognava appunto chiedersi come mai avevamo un cumulo di conoscenze così esteso, così vasto, che andava coglieva anche, per esempio, contributi da grandi umanisti. Edgar Morin oggi ha 103 anni ed è considerato uno dei filosofi più importanti
filosofi viventi ancora più importanti. Edgar Morin in quel tempo, ancora giovane, va in California e conosce tutta una serie di studiosi, tra cui Gregory Bateson. Bateson è inglese, Bateson è uno psicologo, però si occupa di teoria di sistemi, di cibernetica, e va anche lui in California. In California tutti a Berkeley sono, cominciano ad affrontare la questione, appunto, e siamo, vi sto parlando del 65-66, cominciano proprio a riflettere sulla crisi ecologica. E Gregory Bateson scrive, appunto, parla della crisi ecologica dell'uomo. Edgar Morin scrive nel 65 a proposito della crisi ecologica. A quel tempo erano pochissimi, ma già assolutamente consapevoli di tutto questo. Progressivamente questa consapevolezza è cresciuta, è arrivata con Rio de Janeiro. Anche Rio de Janeiro è stata preparata a lungo, sicuramente i più anziani la conoscono, magari i più giovani no, Gro Harlem Brundtland. Gro Harlem Brundtland è la terza donna importante della sostenibilità, perché lei è stata la primo ministro norvegese, la prima primo ministro donna, e era norvegese, e viene chiamata dalle Nazioni Unite, dal segretario generale di allora, Perez de Keglia, per preparare un rapporto sullo stato della Terra. E nell'87 lei pubblica un rapporto che viene comunemente chiamato il rapporto Brundtland, con il suo cognome, dove ci sono già le prime definizioni di sviluppo sostenibile, anzi la prima definizione teorica di sviluppo sostenibile c'è in questo rapporto. E poi le Nazioni Unite sono una macchina. Noi ci lamentiamo dell'Unione Europea, che ha dei tempi di elaborazione lunghissimi. Le Nazioni Unite, dovendo confrontarsi con circa 200 nazioni, ovviamente sono pachidermiche in questo. E le Nazioni Unite, appunto, arrivano nel 92 con Rio de Janeiro, con l'epifania al mondo del concetto di sviluppo sostenibile, che è un concetto che è stato utilissimo, ma anche profondamente sbagliato. E che fosse sbagliato lo scrive nello stesso 92 un grande scienziato, allora più giovane ovviamente, Wolfgang Sachs, lo ripubblica sempre per le Nazioni Unite, ma per l'UNESCO questa volta nel 95, e nel 1995. Chi è Wolfgang Sachs? Oggi è il direttore di uno dei centri di ricerca europei più importanti, che studiano la crisi climatica, il problema energetico, la crisi ecologica, il Wuppertal Institute in Germania. E la cosa interessante è che Wolfgang Sachs, prima di essere uno scienziato, è un teologo, laureato in teologia, poi specializzato in filosofia e poi in studi ambientali di stampo scientifico. È molto interessante vedere la critica radicale che Wolfgang Sachs, già nello stesso anno in cui il concetto di sviluppo sostenibile viene proposto al mondo, lui avanza a questo concetto, la critica radicale, perché si mette in discussione l'insistere ancora sul termine sviluppo. E devo dire che negli anni 90 in tutto il mondo c'è stato un grosso impegno, e c'era anche, come dire, un certo ottimismo, una certa fiducia rispetto all'esigenza di modificare il nostro comportamento rispetto alla natura, all'ambiente, all'estrazione delle risorse. E poi però è successo qualcosa per cui la parabola anche della crescita economica mondiale eccetera è andata da tutt'altra parte. Nel libro ho affrontato e propongo tutta una serie di considerazioni sul perché su perché abbiamo assunto questa quest'altra direzione,
verso uno sviluppo sempre più, una crescita sempre più, come dire, sempre più forte, e perché invece l'attenzione all'ambiente in questi ultimi 20 anni è stata sostanzialmente esornativa, quindi decorativa. C'è in tutti i discorsi politici di tutti i governanti del mondo, di tutte le imprese del mondo, di tutti i politici, di tutte le persone. E però, appunto, non si sta facendo abbastanza, le emissioni sono in crescita, anche le emissioni nostre, dei paesi più impegnati nella riduzione delle emissioni in atmosfera, della riduzione degli impatti, e quindi sostanzialmente abbiamo perso 30 anni e oggi ci troviamo con i ghiacciai come la Marmolada che si fondono, crollano, con il Po in secca. Oggi sono passato sopra il ponte, mai visto una roba del genere, e noi, non so voi, forse voi la bevete meglio perché la bevete dell'Adige, ma noi beviamo l'acqua del Po, che fa schifo, però se non c'è, meglio che faccia schifo piuttosto che non ci sia. Io proverei a fermarmi un attimo qui e poi ad ascoltare le vostre sollecitazioni anche, se no diventa un monologo. Gli spunti di riflessione sono molti che vengono offerti dalla lettura di questo libro. Alcune questioni tra quelle citate, legate al fatto di come appunto stimolare una cultura da parte dei cittadini, intesi proprio come il popolo, che deve in qualche modo diventare uno dei portatori di interesse della necessità di trovare questo equilibrio tra uomo e natura. Non è tutto delegabile, l'abbiamo capito, le istituzioni ci hanno provato, insomma, a una distanza di 35 anni ancora qui che manteniamo salvi certi valori, certi principi, però appunto la crescita è stata esponenziale, lo sviluppo, se lo vogliamo leggere in chiave sostenibile, sicuramente. C'è il microfono, scusate. Grazie. Grazie. Tra l'altro molti concetti vengono anche in qualche modo assimilati a questa incapacità di raggiungere una vera sostenibilità, che abbinate in realtà al termine, questo è un qualcosa che tu affronti nel tuo libro in maniera anche curiosa, cioè il fatto che sostenibile sia un aggettivo e crescita invece un sostantivo maschile, no? Questa è anche una questione di genere terminologica che forse in qualche modo declassa l'importanza, cioè forse si doveva più parlare di crescita sostenibile che di sviluppo sostenibile. Ma in tutto questo ognuno di noi ha un ruolo. Si è cercato negli anni di cercare di sensibilizzare appunto il cittadino attraverso concetti, c'è proprio un capitolo nella parte seconda che li cita tutti, no? Si è iniziato a parlare di impronta ecologica, l'impronta del carbonio, poi passiamo all'impronta urbana, la digital footprint, perché anche oggi noi stiamo generando impatto usando le tecnologie che ci consentono di fare questa conferenza, l'impronta dei materiali, l'impronta sociale, quella alimentare o nutrizionale. Però in tutto questo c'è come ancora la volontà di cercare di passare un messaggio negativo per riuscire a produrre un risultato positivo. Allora, uno spunto interessante nel tuo libro è anche appunto quello di, se noi ribaltassimo il concetto, iniziassimo a raccontare un pensiero positivo, che dici, si potrebbe risultare, cioè potremmo raggiungere dei risultati sicuramente diversi, ma chiedo io anche forse migliori? È un auspicio, e ne parlavo proprio con degli amici qualche tempo fa a Cosenza, all'Università della Calabria, dove c'era il neo direttore, io non lo conoscevo, Roberto Natale, della RAI per la sostenibilità. È una nuova direzione che hanno deciso di avviare proprio per ripensare completamente il palinsesto rispetto ai temi della sostenibilità. E lui, che aveva letto il libro, diceva, per la prima volta in un libro scritto tra l'altro da un accademico, eccetera, vedo che si insiste moltissimo sul tema della comunicazione. Il tema della comunicazione è fondamentale, e
Molto probabilmente io sono convinto che, per esempio, la classe degli scienziati, degli accademici, degli esperti ha fallito su due aspetti nella comunicazione della sostenibilità. Il primo ha spinto troppo sul lato scientifico dei dati, come se i numeri riuscissero a convincere le persone. I numeri non hanno mai convinto nessuno. I numeri, tra l'altro, si scordano immediatamente e i numeri, se torturati, possono far dire qualsiasi cosa. Uno stesso dato può essere letto in un modo da una determinata parte politica culturale e può dire il suo contrario rispetto a un'altra parte politica e culturale. Quindi un eccesso di... L'abbiamo visto durante la pandemia, quante persone hanno rifiutato il discorso scientifico legato ai vaccini, no? E questo perché appunto non c'è questa capacità, il rigurgito che c'è stato anche da parte dell'opinione pubblica di questo festival di virologi, epidemiologi, eccetera, che usavano anche linguaggi astrusi, solo pochi riuscivano, erano in grado di comunicare in modo positivo le questioni. Quindi questo è il primo problema. L'altro problema è che gli esperti hanno spinto il tasto, come dire, della negatività, della criticità, del warning, state attenti perché stiamo uccidendo il pianeta, tutto vero. Però io, come scrivo nel libro, da 2800 anni, da quando Omero, che sia esistito Omero oppure no, ha scritto l'Iliade, noi sappiamo che le Cassandre non sono mai ascoltate. La Cassandra dà fastidio. Lo diceva Bateson nel 72, pubblica un libro bellissimo, Step to an Ecology of Mind, cioè il percorso verso un'ecologia della mente, e lui spiega perché l'essere umano, da un punto di vista psicologico, non è in grado di affrontare le questioni dell'ecologia, della mente come dell'ecologia in senso appunto in senso stretto. E lo dice in questo libro dicendo appunto che il cervello di noi Homo sapiens è fatto in modo tale per cui tutto ciò che ci disturba interiormente, lui usa proprio questa definizione, tutto ciò che ci disturba interiormente, noi lo eliminiamo, non ci pensiamo e siamo fatti in questo modo proprio per, come dire, è ciò che caratterizza la nostra specie, in qualche modo. Tutti noi sappiamo che dobbiamo morire, che sia domani o fra 20, 30, 50 anni, sappiamo che comunque lì arriveremo, no? Ma non viviamo con l'idea che dobbiamo morire, perché altrimenti non faremmo più niente, non faremmo nessun passo. Questo è ciò che caratterizza. La mucca non pensa a questo. La mucca non si pone né il problema che deve morire, né il problema che non deve pensare che deve morire, no? Allora, questo è proprio l'aspetto fondamentale. Se noi insistiamo solamente sugli aspetti negativi del cambiamento climatico, della crisi ecologica, eccetera, alla fine c'è una reazione negativa da parte delle persone. Io cito sempre quella straordinaria sequenza di quel film con Benigni e Troisi, Non ci resta che piangere, no? Dove c'era Savonarola che gli diceva ricordati che devi morire, e lui a un certo punto dice sì, vabbè, mo me lo segno, no? Come dire, vabbè, lo so, però permettetemi di non pensarci, ecco. E io credo invece che si fa pochissimo perché quasi come un atto dovuto nel mettere in risalto le esperienze positive, no? E quindi ce ne sono. Noi parliamo dell'impronta, delle tante impronte, l'impronta ecologica, l'impronta del carbonio, ecco, l'altro problema tipico di noi accademici, degli scienziati, è che bisogna trovare delle nuove definizioni e più sono astruse, sofisticate, eccetera, scientificamente orientate e più a noi piacciono, ma sono sempre meno comunicabili alle persone.
se Impronta Ecologica poteva avere una capacità di diffusione, Impronta del Carbonio alla persona comune della strada non dice assolutamente niente. Che cos'è il carbonio? Chi lo sa che cos'è il carbonio? A parte appunto chi si occupa di queste cose, a parte i chimici, i biologi, eccetera. E però noi oggi la chiamiamo Impronta del Carbonio e con questo spiazziamo continuamente. Oggi uno per lo scienziato, per apparire aggiornato, non usa più sostenibilità, ma usa transizione, che è tutta un'altra cosa, eccetera, ma si tende a non usare. Ma su questo termine ci abbiamo investito 30 anni, su questo termine che si è diffuso in 30 anni in tutta l'umanità, non lo possiamo buttare via con tutti i difetti che ha avuto e con tutte le, in qualche modo, distorsioni a cui è stato sottoposto, non possiamo buttarlo via perché lì c'è un costrutto, si è costruito per 30 anni. Il problema è come riuscire allora a individuare anche nuovi termini, eccetera, e trovare nuove forme di comunicazione. Questo è fondamentale. E a me in molte di queste presentazioni mi chiedono: ma quanta è la responsabilità degli individui e quanta invece quella dei governi, diciamo? Io dico sempre al 50%, cioè c'è una grande responsabilità nei governi, anche nelle strutture, nelle sovrastrutture sovranazionali, l'Unione Europea per dire quello che ci riguarda, o le Nazioni Unite. C'è sicuramente una grande responsabilità da parte di queste entità, come anche dei governi nazionali, ma c'è anche una grande responsabilità da parte nostra, individui, famiglie, eccetera, in tutto quello che facciamo. Proprio banalmente, mi è arrivata la bolletta dell'acqua, negli ultimi 2 mesi abbiamo speso solo 21 euro. Ma perché? Perché ci siamo messi lì a centellinare l'uso dell'acqua e l'abbiamo cominciato a fare in modo rigido, eccetera. E non si può capire quanta acqua noi sprechiamo insensatamente, no? E lo stesso con il cibo, con quello che mangiamo, con le automobili che utilizziamo. Io faccio in queste riunioni, faccio sempre il caso, anche lì quelli con i capelli più bianchi se ne ricordano, ma voi ve le ricordate le BMW degli anni 80? Erano delle scatolette, erano delle macchine. Se noi mettiamo una BMW degli anni 80 vicino a una BMW di oggi, è la metà, non soltanto dal punto di vista delle cilindrate, ma proprio del peso, del volume, eccetera. Allora, è successo qualcosa di insensato, che purtroppo è stato causato dal miglioramento tecnologico. E questo è una cosa che nel libro ritorna. Tu sulla tecnologia torni più volte anche. Torni anche nel difficile rapporto con la cultura, e che un po' ripercorre anche questo tema che te ha sottolineato Luisa, ma è su cui sei tornato più volte, dell'incomunicabilità dei saperi. Cioè la dimensione, come dire, della scienza esatta con la dimensione delle scienze sociali, e che un po' stanno anche alla base anche di molti dei misunderstanding sul cambiamento climatico, o anche la mal percezione, non tanto misunderstanding, perché, come dire, ma soprattutto anche il problema delle scale dei fenomeni, no? Chi si occupa di governa una città, che gestisce, cioè, chi ne fa il piano, eccetera, sono tutte attenzioni che non gli basta guardare il rapporto dell'International Panel for Climate Change, deve capire cosa succede qui. E questa dimensione delle scale, incomunicabilità dei saperi, e il fatto che tanto la tecnologia in qualche maniera ci potrà venire d'aiuto, sicuramente ha un contributo di, come dire, di efficienza ed efficacia, però forse non è l'unica soluzione possibile, o l'unica nel paniere delle possibili. Assolutamente, infatti uno dei problemi è che è anche uno dei problemi, è anche una del, come dire, dei è uno di quei click mentali che ci permette di non sentirci colpevoli. Noi speriamo e sappiamo che la tecnologia ci risolverà la questione, che in qualche modo arriveremo. È un po' dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, uno dei grandi mantra relativi alla salute umana è quella che
prima o poi si troverà la risoluzione contro il cancro, no? E perché la tecnologia, la scienza, la medicina riusciranno a trovare la soluzione contro il cancro. E lo stesso è per la questione ambientale, ecologica, cioè noi siamo convinti che aumentando e migliorando l'innovazione tecnologica riusciremo a ridurre quindi i consumi energetici, a ridurre gli impatti, gli inquinamenti, eccetera. In parte questa cosa avverrà, in gran parte questa cosa anzi peggiorerà peggiorerà il risultato. E vi porto alcuni esempi e dopo vi dico anche chi lo aveva teorizzato. Negli anni 90 è iniziata la rivoluzione digitale. Negli anni 90 i guru della rivoluzione digitale dicevano grazie ai computer, alla rivoluzione digitale, il consumo di carta verrà abbattuto. Il consumo di carta è esploso da allora, dagli anni 90 il consumo di carta, tant'è vero che noi oggi, da molti anni, non quando abbiamo iniziato a usare la mail, in fondo alle mail c'è scritto non stampare questa mail se non è proprio necessario. 30 anni fa nessuno scriveva nelle mail questo, no? Perché continuiamo a stampare una quantità di roba mostruosa. Negli anni 80 l'Alfa Romeo produsse una delle grandi invenzioni per efficientare il motore a scoppio, il multijet. I maschi sapranno meglio perché conoscono meglio il funzionamento delle automobili. Cos'è il multijet? Sostanzialmente capirono gli ingegneri dell'Alfa Romeo che invece che nel cilindro, invece che avere un solo foro di immissione del carburante che poi una volta acceso provocava lo scoppio, quindi anche auto molto più rumorose, si poteva aumentare il numero dei fori trasformandoli in microfori e quindi creando una specie di spirale di spruzzi dentro al cilindro. Questa invenzione, che poi purtroppo la Fiat ha venduto ai tedeschi, che l'hanno comprata subito, questa invenzione ha migliorato incredibilmente l'efficienza del motore, ha ridotto la rumorosità e ha ridotto i consumi. Le macchine di oggi, da un punto di vista proprio del consumo dovuto al funzionamento del motore a scoppio, consumano molto meno di quanto non consumassero prima dell'applicazione di questa invenzione tecnologica su tutti i motori. Questa cosa ci ha portato a ridurre l'uso del carburante? No, ne consumiamo molto di più. Perché? Perché, e qui ritorno a 40 anni fa, 50 anni fa, le cilindrate sono esplose. Le macchine si sono gonfiate grazie all'efficientamento dei consumi. Questa cosa, guardate, non è una mia invenzione, questa cosa la studiò un economista inglese nella seconda metà dell'Ottocento, Jevons si chiama, e esiste un paradosso, paradosso di Jevons. Tutti gli studiosi, gli ambientalisti ricordano il paradosso di Jevons. Io che ho lavorato per 13 anni in un dipartimento di economia, gli economisti e soprattutto gli sviluppisti non vogliono sentire parlare di Jevons. Chi era Jevons? Era uno dei famosi economisti dell'Ottocento inglese che affrontano per primi il fenomeno della rivoluzione industriale in corso in quel momento. E Jevons, studiando le filande inglesi, da economista lui si applica e studia le grandi industrie tessili inglesi di Manchester, eccetera, e cosa si rende conto? Che i telai hanno vivono una innovazione tecnologica quasi annuale, cioè migliora il loro funzionamento e quindi producono di più chiedendo meno energia. E quindi, e qui sta il paradosso interessante di Jevons, lui si rende conto che gli imprenditori dell'epoca, della seconda metà dell'Ottocento, con l'innovazione dei telai,
sono costretti a comprare e a bruciare meno carbone e quindi risparmiano a sinistra nell'acquisto e nel consumo di carbone e aumentano la produzione a destra e quindi la vendita di tessuti. Quindi guadagnano due volte, risparmiando da una parte e vendendo di più dall'altra. Jevons fa questo ragionamento vedendo che invece il consumo di carbone aumenta sempre di più nel Regno Unito. Jevons si rende conto che il risparmio garantito da un'innovazione tecnologica, il risparmio di energia garantito da un'innovazione tecnologica dura circa un anno e mezzo o due. Perché dopo cosa succede? L'imprenditore che ha avuto meno spese da una parte e ha avuto più profitti dall'altra ha una massa monetaria a disposizione maggiore e quindi aumenta la produzione, si ingrandisce. E questo è il virus della crescita, no? Dobbiamo comunque sempre crescere. E quindi se cresci, ricomincia a usare ancora più carbone ed è un circolo senza fine. Va bene, ecco perché molti degli economisti sviluppisti non vogliono tenere in considerazione questo problema. Quindi la tecnologia sì, ci salva, ma ci può anche creare dei grandissimi problemi in termini di consumo. Noi oggi abbiamo fatto passi da gigante con le rinnovabili, i tedeschi anche di più di noi, eccetera. Che cosa abbiamo ottenuto? Quasi nulla, perché sono tutte andate in aggiunta. Cioè, noi produciamo, è vero, molta più energia pulita dallo sviluppo delle energie rinnovabili, ma non abbiamo ridotto il consumo pro capite di elettricità. Anzi, lo aumentiamo. E questo è un concetto che poi si sposa benissimo anche sul tema dei rifiuti. E torno al concetto di tecnologia e a innovazione tecnologica, cioè l'innovazione che è una cosa che chiaramente fa parte anche di quella disciplina scientifica applicata in maniera spaziale molto vasta e che è necessaria per il progresso. Per contro però si lascia indietro tutta una serie di rifiuti, perché ogni volta che inventiamo qualcosa di nuovo, ovviamente abbandoniamo qualcosa di vecchio. Ecco che allora si è iniziato poi nel tempo a parlare di economia circolare, che tu tratti anche in una parte vasta del libro, e che in maniera anche molto interessante affronti applicandola anche ai processi che accompagnano lo sviluppo, non solo ecco economico, ma anche quello di un territorio, delle aree urbane, in cui appunto quelli che erano strumenti, perché si chiamano strumenti anche quelli urbanistici, di fatto diventano strumenti vecchi nel momento in cui l'innovazione, il cambiamento assume un'accelerazione che comporta una evidente asincronia tra quello che è pianificato e quello che intanto si sta muovendo sul territorio. E te lo chiedo anche come assessore all'urbanistica a questo punto. Qual è la chiave di lettura che può trovare un compromesso in queste tempistiche così differenti, ma che necessitano comunque di governare questi processi? Quale può essere la chiave di lettura? Perché si è tentato di portare i principi dell'economia circolare, e lo stiamo cercando di fare anche con il primo piano urbanistico qui nella città di Rovigo, non è facile, perché non ci sono dei modelli di riferimento precisi o comunque che possano essere adattabili ad un contesto urbano come il nostro, e quali possono essere, diciamo così, delle soluzioni immediatamente adottabili per riuscire a contenere questo lascito che... Il modello della circolarità, poi Francesco prima parlava anche della questione delle scale, e così la riprendiamo adesso con il tema della circolarità. Questo tema della circolarità è interessante le implicazioni che può comportare, no? Prima parlavamo di linearità, ci sarebbe da parlare, dovremmo partire da Cartesio, ma non possiamo, però nel libro lo faccio. E linearità che cosa vuol dire in termini anche economici? Vuol dire sostanzialmente estrazione, materia prima, che sia carbone, diamanti o qualsiasi altro metallo, eccetera,
trasformazione, vendita di un prodotto rifiuto. In tutto questo, nella nostra azione, sia di singolo, sia di impresa, che di comunità, eccetera, noi produciamo scarti. Ma guardate, non è una questione nostra di Homo sapiens contemporaneo, lo facevano già i Romani e ancora prima dei Romani. Se voi andate nel parco delle colline metallifere in Maremma, è bellissimo perché ci sono i cumuli di rifiuti dell'estrazione del ferro che facevano gli Etruschi. Gli Etruschi in tutta l'Etruria toscana sostanzialmente estraevano ferro e nell'estrazione e lavorazione del ferro c'erano tutta una serie di residui. Quindi questo fa parte di Homo sapiens. Ovviamente gli Etruschi non creavano problemi ambientali perché erano pochissimi rispetto a quelli che siamo noi oggi. Allora, il paradigma della circolarità è una cosa molto recente, devo dire che se ne sono appropriati gli economisti prima di tutti gli altri. In realtà la concezione viene anche lì da un biologo statunitense, Barry Commoner, che tu, Corrado, sicuramente avrai presente. Barry Commoner era un biologo docente, non mi ricordo in quale delle università di New York, ma comunque lui era newyorkese, e nel 1973 o 71 o 73, non mi ricordo, pubblica un libro famosissimo, La chiusura del cerchio, uomo, natura, tecnologia. Natura, uomo, tecnologia. Quindi ci sono già tutti gli elementi di cui poi parliamo già oggi. Barry Commoner è stato uno dei grandi intellettuali, scienziati e anche appunto attivista del movimento ecologista statunitense. Sostanzialmente tutti i biologi, io oggi sono in un dipartimento di scienze ambientali con biologi, ecologi, botanici, geologi, eccetera, per loro questa idea della circolarità fa parte della loro disciplina. Cioè in natura tutto si chiude, tutti i processi hanno una chiusura e non ci sono scarti. Mentre noi produciamo tanti scarti. Allora il tema è come produrre gli scarti. Luisa prima mi diceva che nell'università dove lei si è diplomata e dottorata e dove vorrebbe fare ricerca, le dicono sì, ma la circolarità è una questione degli economisti. Io che fino all'anno scorso ero in dipartimento di economisti, mi dicevano sì, ma cosa c'entrano i pianificatori con la circolarità? Questa non ci entra nella zucca. E guardate, sono 50 anni che Edgar Morin e tanti altri parlano di multidisciplinarità, cross-disciplinarità, cioè attraversamento, superamento delle discipline. Questo è un problema che continuiamo nel libro. Soprattutto la ricaduta spaziale di tutti questi fenomeni. Assolutamente, perché lo spazio... Quando Luisa cerca di dire che passarlo all'interno del piano della città, la chiusura dei cicli implica, come dire, anche la costruzione fisica delle filiere, perché altrimenti non... Assolutamente. Noi siamo pieni... Voi avete qui riutilizzato un edificio che aveva un'altra funzione, che era stato dismesso, abbandonato, e voi invece lo avete riciclato, riutilizzato. Questo è circolarità a suo modo. Noi siamo pieni nelle città di scarti, di cadaveri, di edifici non più utilizzati, e questo è un elemento. C'è una cosiddetta, in quello che è l'economia circolare, c'è la cosiddetta R strategy, no? Cioè la strategia R, riuso, riciclo, riabilitazione, esattamente. Noi sostituiamo i telefonini ogni 2-3 anni, no? Perché? Perché in realtà i telefonini si possono benissimo, io gli ho fatto sostituire la batteria, gli ho fatto ampliare la memoria e continuo a usare un ferro vecchio e comunque lo uso forse al 30 o 50% delle sue potenzialità. E anche voi, il telefonino, non c'è nessuno che lo usa al 100% delle potenzialità che questo strumento ci permette. Allora anche il cosiddetto la riparazione o il
refurbishment, cioè il, come dire, la riammodernamento tecnologico degli oggetti è fondamentale. La città di Amsterdam sta investendo in questo, sta prevedendo dei finanziamenti diretti a dei piccoli imprenditori, e questo è interessante, a dei piccoli imprenditori che aprano laboratori per riparare queste cose o per Amsterdam fa parte della grande Donut Strategy, della strategia ciambella che la città certamente, ha implementato. Certamente, la città può fare tantissimo di questo. Quanti di noi buttano via una lavatrice che in realtà si potrebbe riparare? Quanti, c'è una domanda, lo faccio leggere ad Alberto perché insomma ci sono anche delle domande in rete che arrivano, quindi sì, arrivano dalla regia, diciamo da casa, delle domande dai social. E appunto uno è un commento che dice appunto crescita appunto continua, però qualcosa non resterà se questo è il paradigma. E poi c'è invece una domanda per lei, che è come le aziende sostenibili, che già dimostrano di essere sostenibili, possano dare un contributo nel cambiamento di approccio, di mentalità alle altre. E questo è un problema di comunicazione e quindi di valorizzazione di quel tipo di impresa. È una responsabilità anche di noi cittadini e consumatori, cioè di stare attenti noi a quello che compriamo, di evitare di comprare, adesso faccio un esempio, i salumi dentro la vaschetta di plastica. È ovvio che è più veloce, è più facile, uno va al supermercato col carrello, apre il frigo, quindi energia che se ne va, prende la vaschetta e la mette, a parte che la paga tre volte tanto, ma ti devi mettere in coda, e quindi dobbiamo ripensare il nostro rapporto con il tempo, dedicare del tempo a fare delle cose. La frutta, la verdura la vado a comprare dal contadino, da colui che la produce, io faccio 4-5 chilometri e vado a comprarla, non la compro dentro le vaschette di plastica, eccetera. Quindi questo è un tema. E allora siamo noi che possiamo influenzare il mercato. Le imprese possono fare tanto, molte fanno greenwashing, fanno un abilissimo marketing e in realtà non contribuiscono più di tanto. Molte lo fanno invece, e allora valorizzare questo tipo di imprese. Certo, ci vogliono dei controlli, ci vogliono un movimento di consumatori che sia consapevole, attento, eccetera. In questo la circolarità conta molto. Guardate, l'Italia in termini a livello europeo, quindi anche mondiale, l'Italia è messa molto bene in termini di riciclaggio e di risparmio nel consumo di materie prime. Questo lo dobbiamo prima di tutto a un grande ministro che abbiamo avuto negli anni 90, Edo Ronchi, forse qualcuno se lo ricorda, oggi è un anziano ex leader politico. Edo Ronchi è stato un rappresentante dei Verdi, diventò ministro per meno di 2 anni. In quei 2 anni, negli anni dal 98 al 2000, fece delle riforme sostanziali, roba che l'ultimo ministro della transizione neanche si immagina. E che cosa fece Edo Ronchi? Istituì i CONAI, i consorzi di recupero delle materie. Se noi oggi ricicliamo le lattine, il vetro, la carta, il legno, il ferro, eccetera, lo dobbiamo a Edo Ronchi, che istituì, e ogni tanto sulle autostrade vedete i camion, consorzio di recupero. Noi oggi siamo il paese che recupera in Europa e nel mondo la maggiore quantità pro capite di carta, siamo il paese che ha un altissimo livello di recupero del vetro, del metallo, eccetera. Questo è un fattore. Allora, detto questo è il primo elemento. Il secondo è che la nostra industria manifattura è caratterizzata dalle piccole e medie imprese. Questo l'ho imparato dai miei colleghi economisti. Cioè, le piccole e medie imprese storicamente sono state attente all'ottimizzazione del consumo della materia prima, che fosse vetro, che fosse ferro, che fosse materia tessile, eccetera. La piccola e media impresa lavora su margini strettissimi rispetto alla multinazionale. La multinazionale molto spesso spreca, perché nell'economia di scala di una grossa macchina produttiva
non vai a correggere determinati passaggi del processo produttivo che ti portano a produrre maggiore entropia. La piccola e media impresa ci sta attenta. E quindi noi, da questo punto di vista, proprio nei valori europei dell'Agenzia Ambientale, grazie al lavoro di ISPRA, anche che ci dà tutti questi, l'Istituto di Studi per l'Istituto Superiore per l'Ambiente, si vede appunto che noi, da questo punto di vista, siamo virtuosi. Per una volta tanto siamo virtuosi. Grazie alle città. Le città hanno saputo fare, e questo a livello mondiale anche, e dagli anni 90, dall'agenda 21 con dello sviluppo sostenibile, le città si sono state molto più impegnate in pratiche virtuose. Per dire, 40 anni fa nessuno parlava di piste ciclabili, cioè il termine non era utilizzato. Quando io ero studente, forse quando eri tu, ma quando io ero studente, nessuno mai dei miei professori ha parlato di pista ciclabile. Mai in un progetto di urbanistica noi abbiamo disegnato una pista ciclabile. Semplicemente negli anni 80 non esisteva questo tema, è venuto dopo. Allora anche questo in qualche modo contribuisce a modificare proprio anche il modo in cui si pensa, eccetera. La riqualificazione urbana se ne è cominciato a parlare in Italia, in Italia anche in Europa, nella seconda metà degli anni 80, e si sono cominciati a fare progetti di riqualificazione urbana a partire dagli anni 90. Quindi in qualche modo ci sono pratiche che possono essere portate avanti dai singoli cittadini, dalle amministrazioni locali. Vi parlavo di Amsterdam. Ad Amsterdam il comune ha fissato tutta una serie di regole per riciclare quanto più possibile del materiale edile dalle demolizioni. A Ferrara è stato demolito qualche anno fa un cosiddetto ecomostro, il Palazzo degli Specchi, costruito alla fine degli anni Ottanta, che aveva dato vita a tutta una serie di tangenti, scandali, eccetera, eccetera, sequestrato dalla magistratura, rimasto per quasi 30 anni chiuso, proprio tra il 2017 e il 2019 un pezzo del Palazzo degli Specchi è stato demolito, ma demolito in modo selettivo. Ecco perché chi è intervenuto seguendo un protocollo di circolarità, e quasi il 90% del materiale che è stato eliminato, sostanzialmente è rimasta in piedi la struttura in cemento armato, pilastri e trave, perché era ancora in ottime condizioni. Il 90% del materiale è stato estratto e riciclato. Adesso non ricordo la quantità, il rame era già stato preso tutto dal clan, esattamente, però tutto il resto è stato riciclato. Non ricordo esattamente di questo 90% la percentuale, ma molto bassa, comunque intorno fra il 10 e il 15%, solo il 10-15% di questo materiale di recupero non è stato recuperato all'interno del territorio della provincia di Ferrara. Nella bassa ferrarese c'è un impianto che ha smaltito il grosso di questo materiale riciclandolo, ed è stato portato in Lombardia dove invece c'era un impianto apposta per recuperare e riciclare questo materiale. Ecco, io credo che queste siano tutte filiere che a livello locale possono essere ricostruite, esattamente, e dare vita a una circolarità locale importante. Ci sono commenti, ma anche poi se ci sono commenti dal pubblico. Giusto un cenno al fatto che questo quindi porta con sé anche un principio dell'economia circolare, che è legato anche alla domanda che faceva chi ci segue da remoto, il concetto di simbiosi, non solo industriale, ma a questo punto anche proprio in un'ottica di mettere tutti nella condizione di capire di far parte di un sistema, perché forse questa è la chiave di lettura della capacità che ancora non siamo riusciti ad attivare nel cambiamento culturale rispetto a questi processi, ovvero
siamo parte di un sistema e quindi ci sono relazioni e connessioni che condizionano l'uno con gli altri. Quindi creare, forse ecco, le amministrazioni, io parlo anche con l'amministrazione in questo caso, possono assumere più un ruolo di facilitatore e quindi in qualche modo favorire il cambiamento invece che cercare di congelare scenari di sviluppo a degli immaginari che poi, per quanto breve la vita di questi strumenti urbanistici che devono invece favorire la crescita urbana, possano invece appunto favorire queste nuove modalità di mettere insieme in chiave sistemica chi produce e chi produce rifiuti, che in realtà non sono rifiuti, li fermiamo allo stato di scarto e lo rimettiamo in gioco in altri processi, e credo che questa sia veramente una sfida che tutti dovremmo porci in futuro. È una bella sfida e non facile anche perché l'amministratore, la politica è soggetta ai tempi brevi della politica, in questo le democrazie soffrono o comunque non riescono ad essere davvero efficienti. Perché? Perché i tempi che vengono richiesti per affrontare la crisi ecologica sono tempi lunghi, anzi, come dicono alcuni esperti, facendo un po' di terrorismo, se noi oggi smettessimo tutto il mondo, tutti insieme, di produrre emissioni di CO2, ci vorrebbero almeno 50 anni perché l'atmosfera smetta di riscaldarsi. Perché? Perché l'entropia e la forza di inerzia che abbiamo immesso nel sistema è talmente tanta che provate a pensare ai treni ad alta velocità. Treno ad alta velocità, io uso questa metafora, no? Il treno ad alta velocità ci permette di ridurre tantissimo i tempi di percorrenza, ma il treno ad alta velocità, che ha un consumo energetico mostruoso, quando deve fermare, deve cominciare la frenata molti, molti chilometri prima. Noi, appunto, questa decelerazione dobbiamo cominciarla perché la decelerazione sarà lunga e non sarà indolore. Allora, la politica ha questo problema e noi come urbanisti, mi metto anch'io nella mia vecchia veste di urbanista, abbiamo il problema di strumenti che sono pesanti, richiedono tempo perché richiede tempo la conoscenza di un territorio, delle sue condizioni oggi, della popolazione che ci vive, delle imprese che ci lavorano, eccetera. Richiede tempo nel formulare le idee, le proposte, cosa fare, eccetera. E intanto passa il tempo, le elezioni si avvicinano, il consenso ha le sue pretese, eccetera. Tutte cose assolutamente legittime, ma è difficile. Allora, tu dicevi giustamente facilitatori e persuasori. Bisogna imparare a persuadere, a far capire le cose, ma narrandole, facendo che è l'altro tema forte che cerco di portare avanti nel libro. Dobbiamo proprio imparare a narrare e a raccontare queste cose in modo che siano anche in qualche modo che abbiano, io uso sempre questa formula, che abbiano un sex appeal, perché altrimenti non si andrà da nessuna parte. Da un certo punto di vista siamo anche aiutati. Oggi questo paese cresce di meno anche perché c'è una crisi demografica, c'è chi si straccia le vesti per la crisi demografica. La crisi demografica vuol dire meno persone che cercano casa, poi i processi di crescita vanno avanti, ma molto meno di rispetto a 30 anni fa, non parliamo di 50 anni fa. Allora mettiamo in positivo questo tipo di realtà, noi nei prossimi tempi avremo moltissimi edifici da recuperare, a cui dare una nuova destinazione d'uso. Nei prossimi 10 anni si calcola che l'Italia avrà 1.600.000 giovani in meno, 0-18 anni rispetto al passato. Sapete cosa vuol dire 1.600.000? Vuol dire che un sacco di scuole si chiuderanno, punto. Perché? Perché ci saranno moltissimi meno studenti e un sacco di reparti ospedalieri si chiuderanno.
un sacco di servizi si chiuderanno, le università andranno in sofferenza per questo, no? Allora, che cosa, come affrontiamo questo tema? Meglio essere preparati, perché altrimenti ci troveremo, meglio saperlo in qualche modo, che questo è un problema. Cosa facciamo di tutti questi edifici? Come li recuperiamo? Come li smontiamo? O come riecologizziamo la città? Non sono soluzioni, intanto sono tutte da sperimentare e non sono soluzioni facili da, come dire, da implementare, per usare una brutta parola. Pare che sono messe, ci sono altre questioni, ci sono, come dire, commenti o riflessioni, però sennò anche se abbiamo fatto le 8 tra ridendo e sennò vi invitiamo alla lettura del libro, dove troverete, come dire, altre, come dire, riflessione. Infatti abbiamo fatto una carrellata tra tutti, come dire, le sezioni del testo, diciamo. Mi sembra interessante questa dimensione della decelerazione finale con cui tu chiudi poi anche questa multipla riflessione che tocca diverse discipline, ma anche con un linguaggio molto accessibile ad un pubblico, come dire, non necessariamente accademico, ma assolutamente, anzi, è raccontato anche per poter essere letto da chiunque, anche in una dimensione, se vogliamo, di grande accessibilità alla riflessione che pone. Questo era l'obiettivo. C'è tutto un apparato di note che è stato pensato per i giovani, perché io, insegnando all'università, mi sono reso conto che, per esempio, su molti fatti storici, anche recenti, molti giovani non hanno cognizione, no? E quindi alcune note non le ho pensate per chi ha una certa età e ha vissuto anche in prima persona, magari perché era anche solo bambino, certi fenomeni, certi processi storici, e quindi questo è la parte dedicata ai più giovani. Però sì, l'obiettivo era quello di fare un libro accessibile. Affrontare delle questioni, ecco, anche questo è un tema, come si fa a semplificare delle questioni complesse? Se le questioni sono complesse, non è che si può semplificare, bisogna trovare il modo di parlarne o di descriverle, di usare le parole in modo comprensibile, in modo non semplificando, perché la semplificazione è una riduzione, è un'eliminazione di questioni, invece anzi le questioni aumentano sempre, e quindi c'è tutta la questione dell'intersezionalità, delle questioni di genere, delle donne, eccetera. Questo è un elemento ulteriore di complessità, però non si può eliminare. Bisogna trovare il modo di trasmetterlo. E poi, visto che abbiamo detto che ci piace di più il pensiero positivo che quello negativo, il libro trasmette anche questa energia positiva nell'immaginare un nuovo antropocene sostenibile, che quindi insomma può essere veramente una nuova era in cui, presa la consapevolezza anche attraverso la lettura accessibile di questo libro che ci porta vicino a questi concetti che viviamo tutti i giorni, riusciamo in qualche modo a assumere una connotazione di padroni di quello che significa cambiamento in senso positivo in un'era che stiamo già vivendo e che possiamo condizionare con tutte le nostre azioni. Assolutamente, dobbiamo sforzarci di essere ottimisti. Certo, alle volte questo non è facile, oppure quello che vediamo intorno a noi non ci porterebbe a essere ottimisti, ma dobbiamo essere ottimisti. Vi invito alla lettura di un bellissimo libro di Valerio Calzolaio e Telmo Pievani. Telmo Pievani è un collega dell'Università di Padova, un biologo, anzi un filosofo della biologia, e hanno scritto questo libro sulla libertà di migrare, pubblicato da Einaudi, ed è bellissimo perché è una carrellata, è un libro molto più breve di questo. È un libro su come la specie Homo ha colonizzato il pianeta, da Homo ergaster, quindi ancora prima di Homo di Neanderthal e ancora prima di Homo sapiens, eccetera.
come lo ha fatto, che cosa questo ha voluto dire, cosa ha comportato e che cosa accadrà nel prossimo futuro. È da leggere perché ci sono molti aspetti inquietanti, e però c'è anche questo aspetto finale di positività, di ottimismo che non dobbiamo perdere. La nostra specie è la più grande specie predatoria che c'è sul pianeta, siamo capaci di grandi disastri ma anche di grandi soluzioni, e quindi dobbiamo lavorare per questo. Grazie.